Ciao a tutti, eccoci ad un nuovo video con i nostri stampini. Finalmente sono riuscita a fare un altro di questi stampi un po' grandi. Spero in realtà che si sia asciugato e che non sia sottile come immagino. Partiamo subito da quelli più classici. Devo convincermi assolutamente a mettere da parte il pongo e cominciare a provare a fare quegli gli stampini. Con il metodo che ho visto da Lirica, con lo scotch tenuto sotto, almeno riesco a non sporcare questi benedetti stampi perché sono veramente inguardabili. Questo è rimasto un po' molliccio. Sembra staccarsi bene, però. Forse un po' leggerino lì in mezzo. Dai. Ce l'ho fatta. Il donut con le praline. Bellissimo. Ahimè, anche questa volta ci sono già delle bolle. Andiamo avanti. Siamo già partiti male col primo. Non capisco perché la fotocamera oggi non mette a fuoco. Mettiamo via. Pongo. E bam bam. Come passare dall'altra parte? Ah, beh, almeno si pulisce bene. Dai. Fallo. Dai. Allora, l'unicorno che è pesantemente morato di bolle. Questo video dovevo... la sagra della bolla parte 2. No. Qualcosa mi dice che devo rivedere la gomma siliconica. Niente, questo avrei voluto farvelo vedere, ma sono 10 minuti che ci litigo e non viene fuori. Quindi ve lo faccio vedere almeno da qua se riesco a togliere la creazione, ma mi sa che neanche. Cioè, cosa ti è presa sta gomma? Oh! Porca vacca! Ce l'ho fatta! Ok, direi che questo stampino può rimanere a vita dentro allo stampo di metallo. Oddio, mi casca tutto. La creazione era questa. Bisogna ammettere però che per ora è il primo stampo che non ha una mezza bolla. Però rimarrà qua dentro a vita. Bene. Non mi era mai capitato. Passiamo con quell'altro di metallo che come minimo fa la stessa cosa. Rido. No, questo per fortuna è venuto via discretamente bene. Ho detto discretamente bene. Ok. Sotto è rimasto schifosamente appiccicoso. Andiamo via anche sto schifo. Non mi soddisfano per niente oggi, eh. Dai, ma. Staccati. Che brutto lavoro, ma cos'è? Beh, questo è tutto da rifinire e pulire, pieno di bolle comunque. No, sono un po' amareggiata, eh? Vi dirò. Vedremo con la creazione. No, poi è rimasto tutto. Sembra unto, che schifo. Proviamo quelli nei bicchierini. Vediamo se siamo un po' più fortunati. Almeno il bicchierino si può rompere e c'è questo. Dunque, non ci voglio credere una tragedia. Cioè, non viene anche a morire questo. Era un biscotto per chi lo volesse sapere. Adesso rimarrà qua da solo. No, voglio piangere. Non se ne è salvato uno. Anche questo è lo stesso. Non ho capito cosa è successo, mi è saltato un pezzo di video, comunque stavo dicendo. Avevo tirato fuori questo, pensavo non venisse. In realtà pensavo non venisse perché è della stessa colata del biscotto di prima. Non mi sembra orribile, solo da pulire. Vediamo. Questo guardate che bello, è una delle ultime
come siliconiche che avevo dalla reschimica e le ho colorate in due colori, cioè tipo budino, meraviglioso. E questa era la... Ui. Il ciuffetto di panna, così, bellissimo, che mi è stato richiesto. Mi sa che sì, ahimè, mi sposterò di nuovo sulla reschimica perché questa gomma rosa mi sta veramente facendo dannare. Speriamo nel mega stampo. Essendo di plastica al contenitore non fa fatica a togliersi la gomma siliconica. Speriamo che si tolga bene almeno dalla creazione. Serve ancora tutto il pongo dietro. Così. Così, gravissimo, ho già visto una roba orribile. È passato tutto, non ci voglio credere. Sarà una tragedia tirarlo fuori questo. Era un gatto! È un gatto in realtà. Uff. Ahimè, povero gattino, sta venendo via meglio del previsto, ma si è giocato la coda. È rimasto incastrato qua. Adesso lo tiro perché tanto. Ha perso la coda qua sotto. Adesso dovrò inciderlo. Devo fare un po' le cose in fretta in realtà perché sto perdendo batteria a nastro. Il gattino era questo, che questa volta avevo dipinto con dello smalto lucido e quindi non dovrebbe risultare opaca la creazione come ho fatto l'errore con la ballerina. Era carino, adesso vediamo cosa riesco a salvare. Un mega fail, assolutamente, la più brutta colata che io abbia mai fatto, una roba atroce. Sono, vi dirò, sono quasi, non sono proprio sicura di montare questo video e mostrarvelo in realtà, vedremo dopo in fase di montaggio. Bene, con questo vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima.